Borgo Maggiore in provincia di Gent. C'era un panino nel lavandino. Sto per licenziarti. Abbiamo finito la mozzarella, mettici il prosciutto, dai. Ciao ragazzi, spero che qualcuno qui in mezzo non abbia alcun tipo di profile pic anime, per carità. Oggi abbiamo una live con La Sedia a Due Gambe, che è uno streamer potenzialmente bravo, solo che ha dei problemi di rabbia. Sapete qual è il peggior nemico di Sedia? Il tarlo, perché mangia il legno, capito? E lui è fatto di legno. Va bene, Poldo, è incredibile come tu riesci sempre con la prima frase a farmi pentire di fare live con te, incredibile. Ah, prendi questo, Sedia a Due Gambe. C'è l'inventory. Perché sono nero? Sì, però io ero nero, mi sono fatto come nella vita mia. Allora, vediamolo senza capelli. Oddio, ma è palesemente sinergo. Ma puoi togliergli i capelli? Oddio. Voglio essere quello più tipo serio, cinematografico e altro. Voglio essere sinergo. Guarda, guarda, questo è il divanetto di Guido sul server. Oggi andiamo a vedere come ci si stacca i peli dell'ano quando non hai delle pinzette a portata di mano. Sinergo, ma dai, non pinze. Fare il burlone. Scusate ragazzi, oggi siamo su Peggle, porco due. Non so come cazzo facciamo a giocare a sto gioco di merda. Allora tutti quanti stanno basta. Ma tu sai come si gioca? Gioca. No. Guadagna 125 S. Allora sinergo, siamo in cucina. Vabbè, con due sul server. Dammi tu così. Ah, basta, scusa, mi dispiace. Aspetta, sono al computer. Devo ordinare il cibo. Ah, qui ci sono i clienti. Ah, ma ci sono Borgo... già i clienti. No, buonasera. Questo è Borgo Maggiore in provincia di Genova. Salve. Vuole una pizza col prosciutto e una pizza alla mozzarella. Vai, vai, andiamo a fare la pizza. La pizza col prosciutto sono 65 euro almeno. 65 euro per una pizza col prosciutto. Ma siamo matti, dico io. Allora, come si fa la pizza col prosciutto? Hai preso l'ordine? Hai preso l'ordine? Sì, 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 sì. Ce l'ho. Allora, ho preso l'impasto. Sì, l'ho preso. L'impasto. Si chiama pizza dog bowl, sarà l'impasto. Come si fa la pizza? Fuori dal locale, siamo chiusi. Chi li ha invitati? Ma perché? Fuori dal locale. No, su... Ah, pizza. A pizza col prosciutto. Pizza con la salsa. Allora, la pizza col prosciutto, ma siamo matti? Dico, guarda, l'ho stesa, mo la salsa. È questa la salsa. Vedo, mettila mai. Metto qua. Te l'ha aperta? Aspetta. Oh, Madonna, ma quanto vibri? Allora, io ti guardo, perfetto. Io ti guardo. Ho rovesciato la salsa, senti. No, hai rovesciato la salsa. Cucinare il prosciutto, mozzarella. Vai, mettila nel forno. Vai, bravo. Guarda, non si stacca. Ho messa. Ah, io preparo l'altra pizza intanto. Pizza con la mozzarella. Vai, cucina tutto. Mettila. L'ho messa. Dove cazzo l'hai messa? La pala? Se ne sono andati, Sedia. Mamma mia. Vediamo. Qualcuno la vuole. Lui la vuole. Dovevamo metterla sul piatto. Il piatto. Vai. Pizza col prosciutto. Come la metto sul piatto? Dove è andata? Vabbè, Sedia, facciamo un'altra pizza. Ma come si fa a cucinare? Non ho capito. Come la metto nel piatto? Vai, allora, io qui. Faccio una prova. No, è caduta, Sedia. Ok, perfetto. Ah, ma col tasto destro, guarda. Fichissimo. Fagliela dare. Guarda, a lui. Pizza, prosciutto. Prova a mezzina. Oddio. Non è quella che è quello che ho ordinato. Sedia, un fallimento. Sborra! Allora, Sedia, resettiamo. Allora, mi sa che ogni mappa è più difficile di altra. Ti direi di iniziare dagli hamburger e poi andare avanti con le mappe. Proviamo con gli hamburger e hamburger, poi... please. Però con gli hot dog è la più facile. Ah, ok, aspetta, allora facciamo hot dog. Allora, dobbiamo guadagnare 125 dollari facendo gli hot dog, Sedia. Qua c'è hot la dog. Ricetta. Sausages. Buonasera, Sinergo. Ok, allora abbiamo lui e lui. Uno vuole pane e salsiccia, l'altro vuole un hot dog. Prendiamo il pane e cuciniamolo. Che differenza c'è? Sausage. No. Tu vuoi sausage and bread. Sausage. C'è un topo in cucina. Lo cucino. RMI. Ratatouille. E quello. Va bene così. Allora, l'altro vuole la salsiccia. Dammi una salsiccia. Vai. È caduta a terra, non fa niente. Non ti preoccupare. Esci il pane. Taglia il pane. Dai, no, Bro, ho un problema con questo hot dog. Dai, buttalo fuori. È una salsiccia nera. Sono arrivati gli hot dog. Salve. Oh, gli hot dog, fico. Fammi una salsiccia e un pane con salsiccia separati. Quante salsicce hai detto? Dammi la salsiccia, è pronta? Sausage.
Sono uscito fuori per sbaglio. Allora, la salsiccia gliel'ho data. Ma perché si resize la window? Non è cucinato bene, si è incazzato fra, vedi? Customer satisfaction, very nice. Allora, loro cosa vogliono? Preparami due pane e salsiccia. Io lavo i piatti. Pane ce l'abbiamo. Salsiccia ce l'ho. Vai, metti... lanciate il lavandino, cretino. Consegna la salsiccia all'altro, fra. Allora, sausage and bread. Allora, vogliono pane e salsiccia con la salsiccia dentro al pane. Vabbè, prepara due di pane e due di salsiccia, tranquillo. C'ho il salsiccia. La salsiccia. La salsiccia nel pane. Sono bravissimo. Ora accoltello il customer. No, fra, devi continuare a cucinare. Non è il momento di accoltellare. Chiedo scusa. Prepara, cretino, prendi il pane, salsiccia e friarielli. Allora, fai due salsicce e un pezzo di pane. Quanto siamo? 116 soldi. Lava i piatti, io cucino, tu lava i piatti. Lavo subito i piatti. No, ho bruciato perché il pane, mi sta sminchiando tutto. Oh, sausage a fuoco. Perché c'è il pane nella spazzatura? Ci sono i piatti per terra. Madonna, se ci fanno un controllo qua. Allora, vai, che cosa dobbiamo fare? Customer. Mi devi fare due panini aperti. Ho aperto a posto, un panino a posto, ci siamo, permesso? Hai già aperto. Scusi, fico. Scusi, mi dispiace. Salsiccia. Vai, metti nel piatto. Buon appetito. Non era cucinato bene. Fammo cacchi da morta, ti la puttana in mezzo. Cosa c'è nel lavandino, sedia? C'era un panino nel lavandino. Madonna. Mi ha investito il camion. Schifo. El pano. Bastardo. El pano. Che casino che è la cucina. No, il nostro... Si dice che... Dopo morto? Tipo, cioè, stavo cucinando il pane. Vabbè, lo cucino vicino al pane. Vai, è cotto il pane? Sì, che va a fuoco. Sedia. Ah, il topo. Sicuro? Voglio andare. Topo sta andando a fuoco. Il topo va a fuoco. Topo va a fuoco. L'ASL ha dichiarato che questo negozio verrà chiuso a breve. No! Non so che il topo lavorasse per... Che è il bastardo che ha fatto l'infame? Siamo a 156 soldi. Possiamo finirla qua. L'obiettivo è stato raggiunto. Io sono Cannavacciuolo. Addios. La bucchiacchia. Oh! Abbiamo vinto Fort... No, Cook... Ah, sedia, il cassonetto fuori serviva a buttare la spazzatura. Cioè, la spazzatura non si doveva lanciare fuori dalla finestra. Ah, ma quindi il contenitore della spazzatura non era dove dovevamo mettere i nuovi arrivi, vero? È stato un lavoro così tanto endurance che mi sono dimenticato che ci chiamavamo Red Sessinergo. Hamburger, please. Hamburger, please. Oh, Broach dobbiamo guadagnare 50 soldi. Devi cuocere due pezzi di pane e un pezzo di carne per il cheeseburger... C'è anche il formaggio crudo. Il bacon va anche... No, fra, è troppo difficile. Questo. Vabbè. Allora, qua abbiamo... Prepariamo due hamburger normali. Quindi metti il pane a cucinare. Questo cos'è? Il forno? È il pane a cucinare. Hamburger. Hamburger pronto? Gli è piaciuto? Allora, devi preparare due pezzi di bacon e un pezzo di hamburger. Cioè, ma quel pezzo di merda carne dello stand dell'hot dog si è dovuto mettere topo proprio davanti al nostro. Hamburger. Stavo cercando di fare il tira dentro, su. Uno cucina, uno fa il tira dentro. Che cos'è il tira dentro? È quello che fa entrare, che si mette davanti alla porta molto stranamente e comincia e a tutti i passanti fa: "Uè, volete entrare?" Taglia il pane. Taglia il pane. Tagliato. Pane. Bravo. Allora, un pezzo di pane. No, okay, fra, hai bruciato tutto. Chi vuole l'hamburger? Hamburger! Hai fatto un hamburger normale, stupido, era un cheeseburger. No, mancava il cheeseburger, manca il cheese. Cheese. Ma è possibile che sia così grosso il pezzo di cheese? No, lo devi tagliare, stupido. Ma no, ma te lo devo... No, fra, dai. Ma l'avevo appena fatto, hanno rovesciato tutto, allora... hanno fatto un macello. Cosa sta andando a fuoco adesso? Ma ti lascio in cucina per 5 secondi. Sedia, dobbiamo organizzarci perché stai giocando veramente male e mi sto arrabbiando. Sto per licenziarti. Tanto dove sono le trappole per Toby? Qui sotto, perfetto. Intanto io ti dico cosa devi cucinare. Va bene, sono pronto. Due pezzi di carne, due bacon e tre panini. Allora, ci sono degli hamburger fatti qui sul tavolo senza alcun supporto. Io prendo bacon. Oh, ma quanta gente è arrivata! Si sono incastrati, ma ragazzi, per favore, non litigate, ragazzi, fuori tutti. Ok, ho fatto un cheeseburger orribile da vedere. Fra, il pane, manca il pane. Ordina. Ah, il pane, dobbiamo ordinarlo? Sì, taglialo. Finito il tempo, fra. Allora, no, abbiamo perso, l'abbiamo fatto malissimo. Porca puttana. Ammetto che l'abbiamo fatto molto male. Non riproviamo va bene questo livello, ora che sappiamo come funziona. Dobbiamo essere più organizzati e impegniamoci per finire questo livello. Vai, vai, iniziamo. Inizia a cuocere il panini e la carne. Io vado a prendere le ordinazioni. Inizia a cuocere tre pezzi di carne, vai, e tre panini. C'è tutto, c'è tutto. Cucina quattro pezzi di bacon. Oh, ma tutto io faccio. Ma come tutto tu? Io sto a fare altro. E quanto mi paghi allora? 5 euro. Vabbè.
Allora, tutto perfetto. No, ragazzi, sono diventato un pro. Jeez, cucinami due pezzi di bacon. No, no, finiti. Vai a ordinare, bravo. Guarda che siamo bravissimi. Madonna, siamo delle bestie, Easy. Abbiamo fatto 3 clienti in 3 secondi. È piaciuto a tutti. Abbiamo già vinto con 3 clienti. Siamo stati così veloci che abbiamo vinto subito. Che vogliamo fare però? Lo vogliamo rifare? Era bello sto livello. No, proviamone un altro, dai. Allora, Fra, l'abbiamo già fatto. Sai come si fa? Easy clappata. Allora, preparami 2 impasti. Io preparo la salsa. E dove minchia è l'impasto? Devi fare così. Lo metti. Fichissimo. Allora, io metto... Dov'è la salsa, Fra? Devo ordinare la salsa. Ma è possibile che è finita tutta la salsa? L'ho fatta cadere. Allora, ah, ora ho capito. Gli altri due che volevano. La diavola, ciao, vabbè. Mozzarella. Metti la mozzarella. Io la in forno. Messa? Messa. Amen. Allora, sto cucinando 2 pizze. Prepara l'impasto e mettigli la salsa. Ho la pizza per terra. Mi dai la... È caduta la mozzarella. Ma com'è caduta? Com'è possibile che sia caduta la mozzarella dalla pizza? Abbiamo 200 clienti, Fra, stiamo in merda. È caduta di nuovo la mozzarella. No, ma com'è possibile? Abbiamo finito la mozzarella. Mettici il prosciutto, dai. Mettici il prosciutto. No, se ne sono appena andati. Pizza mozzarella, vai. Perfetto, pronta. Vai, guarda. Vai. La vuoi? Non è quello che ho ordinato. Ci dà molto stupido. Pezzo di merda. No, non picchiare l'uomo di colore. No, fermati. Fra, sta succedendo una cosa. Vorrei che tu venissi a vederla. No, ma ti stavo facendo vedere. Non si gioca sul posto di lavoro. Ho una diavola pronta, vai. Ho dimenticato la mozzarella, Fra. Customer, pronta? I got the thing in the pizza mozzarella. Oh, gli è piaciuta. Go. Prima pizza è ottima. È piaciuta la pizza mozzarella. Pizza diavola. Pizza diavola. Manca la mozzarella, Fra. Faccia la mozzarella. Mozzarella. Pala. No, è caduta la pizza. Non stiamo facendo più gli hot dog. No, non li facciamo più. Permesso. Salve. Gli è piaciuta? Gli è piaciuta. Guarda, pizza, no, customer satisfaction. E faccia mezza triste. Non so, Fra, abbiamo sbagliato un po' di ordini. Ma io non ho fatto nessun ordine. Sei stato tu a sbagliare. Mi è piaciuta. Me la fai una pizza diavola? Ordino una scatola di tutto. È ordinato, credo, un po' di salsa. Allora. Per un po' di salsa, forse intendo un carico di camion di salsa. Hai speso tutti i nostri soldi. Sì. Non abbiamo più mozzarella. Senti. Sedia, ma dove stai lanciando i carichi? Nel trash can, no? Fra, ma sei stupido! Allora, ho preso tutta la salsa. Perfetto. Ora possiamo ordinare altro. Non possiamo ordinare niente, abbiamo 0. Davvero abbiamo 0? Sì. Doppia salsa per tutti? Fra, ma è pieno di salsa. No, no, no. Allora, se cerchi in mezzo alle cose... Se c'è... Dov'è la pagnotta? Ma devo uscire fuori, hai lanciato tutto fuori, ma io non ho parole. Ragazzi, Sedia è uno dei giocatori più scarsi di One Armed Cook che io abbia mai visto. Cos'è che volevi, la pizza diavola? Arriva subito, Fra. Ok, era cucinata male. E da capo. Scugnizza in me, ma che cazzo vuoi? Se non viene a me pizzeria da me, do scemo da me. Ma non mi fa ordinare, dobbiamo rifare la lobby, Fra. Proviamo a fare un altro livello, forse è più facile. Sa, ragazzi, abbiamo perso. Mi dispiace. Facciamo il pollo fritto, vai. Lo spoglios hermanos. Lo spoglios hermanos. Il mio nome è Gustavo. Allora, 2 nugget, 4 nugget, menù, nugget e patatine, hamburger con il pollo, hamburger, pollo e patatine. Ok, si può fare. Prepara il pane e io preparo le patatine. No, Fra, questo è difficilissimo. Patatine sono pronte. Arriviamo subito, signore. È pronto? La è. Ah no, ok, ora è pronto. Vada. Il nugget l'hai messo anche senza la grata? Non, esatto, buttalo direttamente là dentro. Dammi 2 pezzi di pane e un hamburger. Vuole 2 nuggets? Cucinami 4 nuggets. Questo è pronto? Sì, vabbè. Prenditi così. E esci le cose che sono cotte. L'ho tolto. Messo esci qua. Tutte le no, cose. No, è caduto a terra. Lo spoglios hermanos, il cliente è soddisfatto? Soddisfatto. Fra, sta prendendo a fuoco tutto. Ordina il cibo, Fra. Preparami i nuggets nel tavolo, io ora vado a consegnarli. Sedia, il fuoco si sta propagando. Sedia, il fuoco è fuori controllo. Nuggets. Abbiamo finito? No, non è finito. Datine ci sono. Fammi l'industria dell'alimentare è tremenda. Ha la mano nella friggitrice. Mi sei fatto male. Ne sei bruciato. Allora, 4 nuggets. Fammi 4 nuggets e uno di patatine. Ok, perfetto. Ne ho cucinati 200. Nuggets. Oh, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Oh mio Dio. Sì. Los pollos hermanos, señorita. Sedia, siamo riusciti a diventare degli chef. Sei contento? Questo gioco è bellissimo, ma ha un'endurance altissima. Ragazzi, in chat, se vi è piaciuta, io proporrei questo gioco in 4. Io, Sedia, no. Berro e Cristo. Buonanotte, vado a cenare, vado a riposarmi. Passate un buon sabato sera e ciao, belli.